I disturbi neurologici, tra cui ictus e demenze croniche, sono la seconda causa di morte e la prima causa di disabilità nel mondo. Da qui l'importanza di studiare nuove strategie terapeutiche per far fronte a questo problema. Quali sono le ultime novità che riguardano la prevenzione delle malattie del cervello e quali le possibili terapie? Ne parliamo oggi con la professoressa Tiziana Borsello, professore ordinario di anatomia umana al Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Rodolfo Paoletti dell'Università degli Studi di Milano. Ascoltiamola in questo servizio. Buongiorno e grazie per questo spazio che ci dedicate. Mi chiamo Tiziana Borsello, sono un professore del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolare Rodolfo Paoletti dell'Università degli Studi di Milano. Da circa 25 anni io e il mio gruppo ci occupiamo di neurodegenerazione e neuroprotezione. NADIN è un progetto che si propone una cura innovativa e la diagnosi precoce delle malattie del cervello. Si divide in due, la cura si chiama Simba e la diagnosi si chiama Jasmine. Simba è la cura, come vi dicevo, e va ad agire su una proteina, JNK3, espressa nei neuroni. JNK3 è una proteina che regola le connessioni fra i neuroni e le sinapsi e quindi determina la formazione della rete neuronale che sottende a tutte le capacità elettive superiori del nostro individuo, dell'essere umano. Questa rete di connessione viene danneggiata in tutte le malattie del cervello e nello specifico noi siamo andati a testare e sperimentare Simba contro due malattie del cervello diametralmente opposte. Una, l'Alzheimer, una malattia cronica che cammina in silenzio per una quindicina d'anni e ci porta alla totale perdita della memoria. La seconda, l'ischemia cerebrale, invece è un danno acuto per l'occlusione di un'arteriola, che va a produrre una zona in cui, del nostro cervello in cui muoiono i neuroni. In questo caso, in genere, si ha una disfunzione motoria. Bene, Simba, in modelli murini, è in grado di proteggere contro l'Alzheimer perché permette di preservare la memoria e contro l'ischemia cerebrale perché riesce a far sì che ci sia un'integrità della rete neuronale e a non far morire i neuroni e quindi questi riescono comunque a riconnettersi grazie alla plasticità neuronale e riescono a supplire al danno motorio. Bene, quindi abbiamo ottenuto una neuroprotezione. La seconda parte del progetto invece, Jasmine, la diagnosi, andando a misurare i livelli di JNK3 nei fluidi biologici dei pazienti umani ammalati di Alzheimer, ci ha permesso di scoprire che il livello di questa proteina correla con l'inizio della disfunzionalità neuronale. Le sinapsi iniziano a non funzionare bene. Questo è molto importante perché ci permette di determinare quando dare la cura Simba ai neuroni che incominciano a non funzionare bene. Questo dovrebbe permetterci di mantenere al massimo tutte le funzionalità cerebrali.